via Rinaldo Piaggio 29, Pontedera. Questo è l'indirizzo del Museo Piaggio, chiuso per alcuni mesi causa Covid. Ora finalmente riapre, ma anche durante la chiusura qualcuno si aggirava nel piazzale davanti all'ingresso. Chi era? Amiche e amici di Insella, sono orgoglioso di presentarvi in anteprima mondiale il nuovo Piaggio Beverly, erede di una dinastia fortunata sul mercato dal 2001 e prodotti in quasi 500.000 esemplari. Il nuovo Beverly è disponibile in due versioni, 300 e 400, due motori di nuova generazione, entrambi della nuova dinastia HPE, inaugurata un paio di anni fa da Piaggio. Il 300 è il primo ad arrivare sul mercato ed è quello che vediamo in queste immagini, disponibile in due versioni. Le due versioni differiscono fondamentalmente solo per dettagli estetici. Beverly elegante è offerto solo con tinte lucide, bianco, blu oppure grigio, e con tutta una serie di dettagli, colore alluminio spazzolato, una moda che arriva dal campo automobilistico, e questa finitura riguarda i cerchi, una parte dello scarico, e il portapacchi e altre finiture del cruscotto. Beverly S invece si riconosce per le stesse finiture in color grigio e titanio, per la sella con impunture in tinta carrozzeria con imbottitura leggermente variata e soprattutto per i tre colori che lo faranno riconoscere, che sono questo nuovo arancio metallizzato che ricorda un aperitivo in voga e due tinte opache che già apprezzate con la versione precedente, che sono il nero e il grigio opaco. Rispetto alla serie precedente, il nuovo Beverly cambia parecchio nell'estetica, nella meccanica e nella ciclistica. Tutto nuovo anche il motore del nuovo Beverly 300. È un 300 HPE, un motore che abbiamo già conosciuto su Vespa GTS e su MP3, però è stato riveduto e corretto sia per rispettare la normativa Euro 5, sia soprattutto per elevare le prestazioni. Piaggio dichiara 25,8 cavalli a 8.000 giri e una coppia massima di 26 Nm. Prestazioni decisamente apprezzabili per un 300. Ora vi ho sintetizzato le novità, ma per conoscere meglio da vicino abbiamo coinvolto e interpellato due tra i papà del nuovo Beverly: l'ingegner Alessio Sisi, responsabile dello sviluppo tecnico del gruppo Piaggio, e il dottor Marco Lambri, responsabile del centro stile del gruppo Piaggio. Sentiamo cosa hanno da dirci. L'ingegner Alessio Sisi è responsabile tecnico del gruppo Piaggio. A lui chiediamo di illustrarci un pochino più nei dettagli le novità tecniche del nuovo Beverly 300. Allora, il nuovo Beverly, al di là del fatto che per quello che riguarda l'aspetto è una naturale evoluzione del Beverly precedente, che è stato sicuramente un successo sia dal punto di vista commerciale ma soprattutto dal punto di vista tecnico, rivede i concetti principali del Beverly ma li porta nel 2021. Il telaio è sempre un telaio traliccio in tubi saldati, esatto. Abbiamo rivisto in alcune zone la rigidezza e le principali quote comunque sono mantenute. Le sospensioni sono diverse, sono Showa davanti e dietro e la forcella anteriore ha il perno in asse, proprio per garantire una miglior risposta nelle curve agili. Dal punto di vista dell'interfaccia utente, il principale cambiamento consiste nel dashboard, nel display, che è un full LCD. Integra tutte le funzioni standard, oltre alla gestione della connettività e anche una parte dedicata agli accessori, e sarà gestibile tutto da manubrio col pulsante dedicato, quindi si vedrà la connettività e anche le segnalazioni relative a notifiche e chiamate sul dashboard, e saranno gestibili da pulsante sul manubrio lato destro. 300 HPE come base, ovviamente, è il motore consolidato che tutti conosciamo già dalle versioni Euro 4, ma qui non è stato fatto un semplice adattamento all'Euro 5, allo standard normativo Euro 5. In realtà abbiamo rivisto le principali caratteristiche di erogazione del motore per poter sfruttare al meglio la stabilità del veicolo. Quindi il motore si esprime in tutta la sua potenza, quindi quasi 26 cavalli. 26 cavalli. Fra l'altro ha un regime anche non molto alto, perché siamo vicini agli 8.000 giri.
e questo permette appunto di avere un motore che tutto sommato non è di grande cilindrata perché 300, ma di esprimere delle performance da veicolo di cilindrata superiore. Con la seconda serie del Beverly abbiamo introdotto un vano sottosella che permettesse di alloggiare due caschi, due jet. Qui abbiamo stressato ancora un pochino di più il concetto, permettendo di utilizzare un casco integrale e un jet, o comunque sia lo spazio per uno zaino e un casco, che per noi è un contenuto fondamentale per questo tipo di veicolo qui. Per scoprire i segreti dell'estetica, vediamo tutti che è bello, ma perché è bello, perché è stato disegnato così, abbiamo di fronte l'autore, Marco Lambri, responsabile del centro di stile di Piaggio. Dottor Lambri, perché queste modifiche e cosa volevate ottenere? Beh, cominciamo dal dire se è bello e vuol dire ti piace, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo. Non potevamo non farlo bello perché Beverly ha una tradizione nello stile. Come terza generazione questo eredita, diciamo, il codice stilistico dei Beverly precedenti, perché volevamo che fosse riconoscibile come Beverly, però osa un po' di più, diventa più moderno, più dinamico, un pochino più sportivo, e quindi se da un lato è stato disegnato per enfatizzare un carattere di una Piaggio un po' più moderna, dall'altro le sue forme hanno rispettato molto ergonomia, aerodinamica, molta attenzione per il cliente, chi lo guiderà. Beverly aveva già delle ottime caratteristiche dal punto di vista dell'abitabilità, però tutto quello che poteva essere migliorato l'abbiamo migliorato, quindi le pedane sono più grandi, possono ospitare piedi, anche movimenti dei piedi più ampi, la sella è stata migliorata dal punto di vista dell'imbottitura e delle sezioni, sicuramente anche il maniglione del passeggero, perché anche quello è molto importante, quindi è un pacchetto che oltre all'aerodinamica ha considerato decisamente il comfort di chi guiderà questo veicolo. La posizione della targa decisamente motociclistica sulla ruota, piuttosto che l'estrattore o delle prese d'aria, ci hanno consentito di chiudere un pacchetto un pochino più sportiveggiante, ma rimanendo e rispettando la tradizione del Beverly e quindi della sua classicità. Ma come va il nuovo Beverly 300? La posizione di guida è azzeccata. La triangolazione manubrio, sella, pedane è corretta. I piloti, alti fino a 1,80 m, hanno le ginocchia lontane dallo scudo e le pedane ampie e lunghe permettono davvero di spostare i piedi avanti e indietro durante la guida. Il nuovo motore 300 HPE è brillante e vigoroso. In accelerazione si arriva in un attimo a 120 km/h di tachimetro. Altrettanto buona la ripresa. I sorpassi si compiono sempre in piena sicurezza. La ciclistica garantisce un'ottima stabilità. Il Beverly mantiene perfettamente la traiettoria nei curvoni veloci. Allo stesso tempo però è agile, molto più della precedente versione, anche manovrando in spazi stretti. Le sospensioni Showa sono ben tarate, garantiscono una tenuta di strada sicura anche viaggiando belli allegri e assorbono bene tutto, anche il pavé. Il controllo di trazione infonde sicurezza sulle strade sporche o bagnate, come quelle che abbiamo incontrato nel test. La frenata è efficace e l'ABS ben tarato entra solo quando serve. Il Piaggio Beverly 300 ci è piaciuto, forse l'avrete capito. Piccoli dettagli come i comandi non possono inficiare, una qualità generale notevole, prestazioni elevate e una enorme comodità. A fine febbraio lo troverete dai concessionari, a 5.490 euro come abbiamo detto, sia la versione Beverly sia la versione Beverly S. Un mese dopo, entro la fine di marzo, troverete invece dai concessionari la versione 400, offerta sempre allo stesso prezzo per Beverly e Beverly S, a 6.390 euro. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like qua sotto, seguite i nostri canali social che conoscete e il nostro sito insella.it. A presto e grazie!